Ciao, oggi volevo parlarvi finalmente perché è uno dei video che più mi chiedete da quando vi ho mostrato l'acquisto ormai un anno fa. Oggi vi parlo della mia esperienza con l'iPad. Il mio è un modello iPad Pro 2018 da 11 pollici che ho comprato ormai quasi un anno fa, mi sa che a gennaio fa un anno, subito dopo è uscita la versione 2020 che differisce in qualcosa nella fotocamera e altre varie componenti tecniche che io non so, però appunto io ho questo qui e per me è già la salvezza. Quindi vi parlo di questo strumento perché l'ho testato ormai da tempo, anche perché l'utilizzo che ne faccio io è incentrato su studio lavoro, e visto che siamo nel periodo magari più vicino all'inizio della scuola, dell'università e tutte queste cose, magari è utile che io vi faccia vedere come mi è stato utile per il mio metodo di studio. Come ho già promesso, ne parlo per la mia esperienza, non dal punto di vista tecnico, in modo molto approfondito, e soprattutto preciso che io ho già avuto iPad in passato, ma ho avuto un modello che non era compatibile con l'Apple Pencil e non ho mai avuto nemmeno una tastiera come invece ho in questo caso. Due accessori che per me hanno fatto totalmente la differenza e hanno fatto sì che effettivamente questo ad oggi sia uno degli strumenti che più utilizzo nella mia quotidianità, perché lo utilizzo davvero per tutto. Io ho praticamente quasi tutto l'ecosistema Apple perché mi trovo meglio, mi piace come interagiscono, è un modo per me molto comodo di lavorare, è veloce ed è quello che mi serve. Quindi io ho anche un iMac e ho anche il MacBook Pro, però devo dire che tra tutti i computer questo è lo strumento che utilizzo di più, seppur non sia propriamente un computer. Parto col farvi vedere qualche applicazione. Sì. Ah no, no, no. Direi parto dalle applicazioni o dagli accessori? In realtà parto dagli accessori semplicemente perché ce l'ho a portata di mano. Prima di tutto Apple Pencil, questo è compatibile soltanto con la penna di seconda generazione che si appiccica qui di lato e si ricarica anche in questo modo, quindi in questo è tutto compreso, così ovviamente l'acquisto di questa è a parte. Quella che invece sembra una cover, che purtroppo è anche strarovinata, eppure io la tengo benissimo, ma si è rovinata particolarmente, oltre che per le ditate che magari vedete in controluce, se proprio è diventata molto ruvida qui, ecco, forse così si vede meglio. E ripeto, io la tengo benissimo, quindi non mi spiego come si sia potuta rovinare così tanto, soprattutto perché questa cover tastiera costa 200 euro. Adesso ne è uscita un'altra che costa sui 400 euro, che è una tastiera super pro. Per me va benissimo lei. Questi sono i due accessori principali che utilizzo, ma vi faccio vedere anche altri due accessori. Questo qui è un porta iPad che io trovo molto comodo ed è anche molto carino perché lo rende dell'aspetto, cioè sembra un iMac praticamente quando lo mettete sulla scrivania con questo su. E un'altra cosa molto carina è che io collego tranquillamente anche questa tastiera e il mouse che io utilizzo di solito per l'iMac. Li collego all'iPad e lo posso utilizzare praticamente quasi come utilizzo il mio iMac, però lo posso portare in giro molto più facilmente e lo posso anche sistemare qui sopra, e praticamente il tutto sembra un iMac in miniatura. Aggiungo altre due cavolate, che in realtà una non è tanto una cavolata. La prima è questa, che è la cover che utilizzo, che prima era dell'iPad di mia madre, adesso la utilizzo io. Non è particolarmente carina secondo i miei gusti, però è funzionale. E un'altra cosa che utilizzo è questo, che è un adattatore USB-C con tutte le varie porte d'accesso, e per me questo è strautile perché mi serve per passare i vari file, soprattutto dell'SD, per quando monto i video dall'SD che ho sull'SD, li monto sull'applicazione di montaggio che utilizzo nell'iPad, perché sì, molti dei miei video negli ultimi mesi li monto non più sul PC ma sull'iPad. Vi spiegherò come. Adesso vi faccio vedere l'app. Allora lo tolgo dalla cover semplicemente per comodità, spero non mi cada in questo momento a terra perché non mi è mai caduto a terra. Preciso che tutto questo è magnetico, quindi si attacca tutto magneticamente. Tada, attaccato.
Ok, vi faccio vedere un attimo la schermata. Io ho varie cartelle che ho diviso principalmente per parte studio e parte lavoro. Preciso che io non ho un iPad con una memoria enorme, questo è un po' problematico, forse sì, è una cosa di cui mi pento, ma perché 64 giga e a volte per i file video che importo è troppo poca la memoria. Ma vi giuro non mi sarei mai aspettata che l'avrei utilizzato così tanto e anche per il lavoro. Quindi vi faccio vedere le prime applicazioni che utilizzo per studiare. Quelle che utilizzo di più per studiare sono banalmente libri, perché dentro libri appunto io metto tranquillamente i PDF, ma anche appunto i libri dell'università. Io li studio, li sottolineo normalmente con i vari evidenziatori e questo è molto comodo perché anche quando devo studiare in giro non c'è bisogno di portarmi dietro lo zaino con 800 libri, ma ho appunto molti dei libri che devo studiare già all'interno dell'iPad. Poi un'altra cosa che per me è molto comoda è Pages, semplicemente perché Pages è collegata in cloud, quindi se io scrivo un file su Pages sull'iPad me lo ritrovo anche su Pages dell'iMac e quindi se inizio a lavorare ad un progetto al computer poi posso tranquillamente trovarmelo in cloud anche nell'iPad. Un'altra applicazione che utilizzo tantissimo è Notability. Notability l'ho utilizzata tantissimo per prendere appunti in università, soprattutto delle materie artistiche dove mi serviva avere tante immagini in buona qualità e poter guardare i dettagli, quindi per preparare l'esame ad esempio di storia dell'arte contemporanea l'ho utilizzata tantissimo e quindi qui ho fatto i miei vari riassunti che poi ho anche stampato. Ad esempio, questi sono i riassunti che io ho fatto su questa applicazione che a pagamento costa sui 10 euro e che poi ho stampato appunto in questo caso perché mi serviva il progetto finito, però io l'ho presi con l'Apple Pencil, l'ho scritto a mano, però volendo si può anche scrivere semplicemente su tastiera, ossia sullo schermo che se avete una tastiera esterna. Come applicazioni per modificare le foto, quelle che utilizzo di più sono Photoshop Mix, semplicemente perché è un'applicazione gratuita che mi consente di lavorare su più livelli, quindi vabbè, qua vedete le anteprime dei video precedenti, mi consente di creare le anteprime che poi vedete su YouTube, quindi anche questa la utilizzo principalmente per YouTube e anche quella che utilizzo molto è Facetune, semplicemente perché mi piace, la trovo intuitiva per fare piccole correzioni sul volto oppure regolare meglio le luci e tutte queste cose, però su questo filone una vale l'altra. Anche ad esempio, Snapseed è molto comoda da questo punto di vista, però quella che utilizzo di più appunto è Facetune perché la trovo veramente molto molto veloce e anche questa è gratuita. Sempre come app che utilizzo principalmente per lavoro, quindi intendo per creare contenuti che poi vedete, io utilizzo molto Over, che mi serve per creare i testi da aggiungere poi ai video, ma anche su Instagram, e poi posso cambiare il colore, posso aggiungere le ombre, posso sfocare le ombre che ho aggiunto, insomma, questa qui è quella che utilizzo principalmente per i testi che vedete sui miei video. L'altra applicazione è Canva. E la utilizzo sia per creare le anteprime, ma anche per fare il media kit per lavoro, che sarebbe una sottospecie di curriculum che si invia alle aziende. E un'altra applicazione invece a pagamento, sempre di grafica, di illustrazione, è Procreate, che io utilizzo sempre per le anteprime, per qualche progetto lavorativo, se devo fare alcuni disegnini con l'Apple Pen, mi diverto su Procreate, che è validissima, io non la sfrutto al massimo, però so che ci sono bravissime illustratrici che la utilizzano per lavoro a tempo pieno. Poi ci sono le varie applicazioni di intrattenimento, sia quelle tutte che ho dovuto scaricare durante il lockdown per fare i vari meeting e le lezioni online. Poi ci sono le varie app di Netflix, Prime Video, TV, Infinity, Disney Plus, io e Giallo ce le abbiamo tutte, ci dividiamo gli abbonamenti perché guardiamo spesso film assieme. Poi c'è una cartella troppo stupida con il cuoricino che è semplicemente tutte le applicazioni di Gianluca che si è scaricato lui sull'iPad perché molto spesso mi ruba l'iPad per usarlo lui. Poi ho le varie applicazioni di Google, Documenti e Drive che mi servono per la condivisione dei file, niente di che, qualche social non ne tengo tanti,
semplicemente perché quando utilizzo l'iPad raramente cazzeggio. Le varie applicazioni che mi servono per collegarmi alla stampante e alla mia macchina fotografica, YouTube Studio, che è l'applicazione per monitorare le analitiche di YouTube, e passiamo all'applicazione che più utilizzo in assoluto e che per il prezzo che ha, secondo me, è l'app migliore che io potessi mai acquistare, per il rapporto qualità-prezzo e per quanto la utilizzo io, ed è LumaFusion, che è il programma di montaggio nel quale ultimamente sto montando molti video, perché è molto veloce e pratica da utilizzare, e quindi spesso mi trovo ad editare i video qui. È un'applicazione che costa sui 40 euro, che può sembrare tanto, ma ripeto, non è tanto, soprattutto contando che programmi come Final Cut o Adobe Premiere costano o su abbonamento o più di 300 euro, quindi questa qui, per quello che offre, per 40 euro secondo me è validissima. Si può lavorare su livelli, è facile, è veloce, è intuitiva. Secondo me è un'applicazione davvero che vale tutti i soldi che costa. Però ripeto, mi rendo conto che questa è un'applicazione più utile per chi ha esigenza di editare. Io la utilizzo per editare i video spesso per YouTube, la utilizzo per editare spesso le storie per Instagram, quindi per me investire quei 40 euro ovviamente è più che vantaggioso, visto che la maggior parte dei contenuti che propongo li faccio con questa applicazione, quindi per me, ripeto, vale tutti i soldi spesi. Tirando le somme di quest'iPad, io lo utilizzo tantissimo, sia per l'università, l'ho utilizzato molto, sia per lavoro. Per l'università i vantaggi per me sono: uno, che in questo aggeggino potete avere tantissimi file, evitare di stampare tanti documenti, quindi risparmiare in tal senso, e anche a livello di peso da portare nella borsa, nello zaino, se riuscite a scaricare gli ebook o i PDF, se il docente li mette a disposizione, li potete utilizzare direttamente da qui. Io non ho mai studiato con libri da PC, ma ho studiato tranquillamente da qui sopra. Io ho l'esigenza di utilizzare carta e penna molto spesso per studiare, quindi non utilizzo al 100% l'iPad, ma sicuramente un buon 80-85%, per fare un po' di percentuali a caso, me l'ha riempito del mio metodo di studio, me l'ha riempito l'iPad. Poi lo consiglio sicuramente agli studenti. Per la mia esperienza ha cambiato il mio approccio allo studio e l'ha facilitato da un certo punto di vista. So che è un grande investimento, però considerate che questo è il modello precedente a quello appena uscito, quindi il prezzo sarà si sarà abbassato, poi lo potete acquistare usato o ricondizionato, quindi se è un investimento che volete fare, potete anche cercarlo al prezzo, a un prezzo più basso, insomma. Però secondo me per gli studenti può essere un investimento a lungo termine. Se uno pensa che qui sopra può scaricare più file, PDF, oppure acquistare gli ebook dei libri che costano meno magari, oppure non stampare tutte le carte, tutti gli appunti, e semplicemente studiare da qui sopra, sicuramente nel percorso di studi il costo dell'iPad iniziale verrà in qualche modo abbattuto. E soprattutto se lo utilizzate, se lo volete utilizzare anche per lavoro, siete magari creatori di contenuti o lavorate con elementi di grafica, con video, con foto, sicuramente questo è uno strumento che vi può aiutare a facilitare il lavoro, a essere più veloci nella creazione dei contenuti, e quindi anche in tal senso per me è stato un investimento. Devo dire che non me lo aspettavo, perché ci ho messo un bel po' prima di decidere di acquistarlo, perché quando avevo iPad senza l'Apple Pencil praticamente non lo utilizzavo mai, per me era abbastanza inutile, mi sembrava semplicemente un telefono più grande, inutile. Ripeto, io sono felice del mio acquisto e volevo semplicemente condividere con voi la mia esperienza con questo aggeggino, sperando che in qualche modo sia stata utile ed ispirazione a qualcuno, perché spesso quando vedete che utilizzo iPad per studiare e per lavorare mi chiedete quali applicazioni uso, come mi trovo, se vale l'acquisto. Per come lo utilizzo io non tornerei mai indietro.
Però, ripeto, valutate in base alle vostre esigenze. Fatemi qui sotto altre domande nei commenti se non ho risposto a qualche vostro dubbio e perplessità. I vari accessori che vi ho mostrato, se li trovo linkabili, ve li lascio nell'info box con link d'affiliazione. Ovviamente, se voi utilizzate iPad e avete delle applicazioni che devo assolutamente scaricare e utilizzare, che mi faranno innamorare ancora di più di questo strumento, nei commenti, per favore, ve ne sarei infinitamente grata. Vi mando un bacio enorme, vi ricordo che mi trovate anche su Instagram come Maybe Simona e noi ci vediamo presto con dei nuovi video.